Ho trovata stupenda, mi è piaciuta
sicuramente appena mi diranno ok, potete uscire, potete andare dove volete, primissima cosa sarà questa. Poi domanda 11, il primo negozio in cui metterai piede, sempre per questioni pratiche, sarà il negozio di animali in cui mi rifornisco della lettiera che utilizzo per il coniglio, perché quella che trovo adesso non mi piace, la trovo al supermercato, non è di una qualità che mi piace. Il secondo negozio probabilmente sarà IKEA, perché prima di cominciare con tutta questa storia avevo in programma di andarci perché mi servono delle cose per la cucina e ho dovuto chiaramente rimandare. Domanda 12, con chi andrai a cena fuori la prima volta? Io in realtà non sono una che cena tanto fuori, soprattutto perché fino a poco tempo fa lavoravo sempre la sera, quindi però sicuramente la prima cena fuori o comunque il primo pasto fuori sarà col mio ragazzo Marco, sicuramente sarà lui. Domanda 13, il primo viaggio che vorrai fare, se per viaggio si intende comunque l'uscita da casa propria e il dormire fuori anche solo una notte, io rispondo sempre la mia famiglia che come sapete stanno tutti in Trentino, io adesso vivo in Lombardia, lo ribadisco perché ogni volta che faccio riferimento alla famiglia mi viene chiesto dove abitano loro e dove abito io, quindi lo specifico e sicuramente sarebbe quello. Se poi devo sognare, mi piacerebbe pensare alle ferie, ma mi sa che quest'anno saltano perché io non sto lavorando, il mio compagno è in cassa integrazione, quindi adesso non è il momento di pensare alle ferie. Poi 14, il primo drink che berrai. In realtà io non sono molto una da drink, se bevo l'aperitivo fuori prendo un bicchiere di vino di solito, oppure è da diversi anni come lo spritz o queste cose qui, quindi un bicchiere di vino. Domanda 15, cosa hai imparato in questi giorni? Allora, questa domanda secondo me è carina perché questo periodo ci ho sicuramente provato un po' tutti, però dovrebbe anche averci insegnato tante cose che purtroppo secondo me ci dimenticheremo non appena passerà il ricordo di questa quarantena, però mi auguro che ad alcune persone qualche insegnamento rimarrà. La prima cosa che mi ha insegnato questa quarantena è a non dare niente per scontato, cose banali come l'uscita con il cane, cioè non sto parlando di di lusso, sto parlando di uscire con il cane, magari anche sotto la pioggia. Cose banali come questa non sono banali, è la nostra libertà di movimento e quindi forse ho imparato a dare un po' più di importanza, un po' più di valore alla libertà. E un'altra cosa che ho imparato, non so se voi siete come me, ma io quando devo fare delle cose, soprattutto in casa,
Shot.